dire caspita, il Varese si è autodenunciato, ripeto, quell'autodenuncia non era una denuncia nei confronti dei nostri tesserati, ma un atto dovuto perché è stata segnalata la cosa, cioè il meccanismo è stato messo in piedi per quello, quindi lo abbiamo subito adottato. Dopo la tua denuncia c'è stata, è venuto il giorno della partita, è arrivato il giorno della partita e prima della partita hanno interrogato dei tesserati, dopo la partita uguale hanno interrogato il team manager, il Papini, hanno interrogato l'allenatore, hanno interrogato il Zecchini che era il capitano. Dopo quell'interrogatorio c'è stata un'ulteriore integrazione insomma, di interrogatori, hanno interrogato altri calciatori e anche me, sottoscritto come rappresentante, diciamo, della società, come dirigente, appunto perché poi avevo autodenunciato insomma, la cosa e basta. Poi da allora non c'è stato niente più perché poi ovviamente l'iter procedurale funziona che loro, ovviamente, gli esponenti della procura raccolgono le informazioni, insomma, le audizioni, poi trasferiscono tutto a palazzi, a chi di dovere e da lì poi vengono, scattano i deferimenti o comunque prosegue l'iter. Quindi su questo aspettiamo, però ripeto, spero. E più che sperare, penso di aver adottato tutte le misure sufficienti, che più di questo non potevamo fare, più di prevenire, più di, perché anche precedentemente poi all'autodenuncia ci sono stati anche degli incontri con i calciatori, quindi loro hanno all'interno del regolamento interno che ognuno di loro ha sottoscritto, c'è proprio questa clausola del codice etico di invitiamo a tenere un comportamento, anzi. Gli mettiamo a disposizione anche un legale qualora loro fossero a conoscenza di qualche elemento e quindi non denuncino per paura o per. Quindi abbiamo adottato tutte le misure per scongiurare. Poi l'episodio si, ripeto, è da vedere, si sia verificato effettivamente, abbiamo fatto tutto. Questo è il caso Catania. Non so se qui volete chiedermi altro. Poi ovviamente se dovesse scattare un deferimento o comunque ulteriori indagini, noi saremo difesi dal nostro avvocato che è esperto particolarmente nella parte sportiva, Cesare Di Cinzio, e con lui insomma ovviamente ci difenderemo, faremo valere i nostri diritti a maggior ragione con questi elementi.